Non è vero quello che si pensa, che Dio punisce i cattivi e premia i buoni. Dio è misericordia ed è accoglienza per ogni persona, per chi desidera accoglierlo. Abbiamo ascoltato nel Vangelo: andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Il figlio di Dio, che è stato annunciato dall'angelo ai pastori, non è nato in una reggia, non è nato in un comodo letto e neanche in un tempio. E dopo, abbiamo ascoltato dall'Evangelista Luca, dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Cosa ha detto l'angelo ai pastori? L'angelo del Signore ha detto: vi comunico, vi do una grande gioia per la nascita del Salvatore. E quindi proviamo a immaginare loro che si sentivano emarginati, gente a cui veniva puntato il dito perché peccatori, messi ai margini della società, si sentono dire dall'angelo: vi annuncio una grande gioia a noi che siamo peccatori, a noi che Dio non ci vuole bene, non ci ama, a noi che ci hanno fatto sempre credere, ci hanno detto che Dio ci punisce perché siamo cattivi, perché siamo sporchi, perché siamo puzzolenti. Si stupivano delle cose che dicevano i pastori Maria e Giuseppe. Maria custodiva nel suo cuore, dice ancora Luca, tutte queste cose, le meditava, cercava di capire, perché anche per loro non era chiaro